Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Il laboratorio di organizzazione eventi nel campo della moda dello Stars ha messo in scena per conto di Brescia Infrastrutture una live performance al deposito della nuova metropolitana. Vediamo alcuni momenti dello spettacolo. Professor Dario Polatti, anche quest'anno il suo laboratorio di organizzazione eventi di moda ha organizzato uno spettacolo strepitoso, moda affiancato a musica, danza, ma molto molto metropolitano. Perché? Cosa succede? Succede che questo evento chiude le celebrazioni per il lancio della metropolitana, indetto a gennaio del 2012, e quindi siamo alla presentazione dell'orologio. L'orologio che è frutto di un concorso di idee che ha coinvolto la Facoltà di Ingegneria, di Architettura e l'Accademia Santa Giulia, all'Accademia Laba, e all'Università Cattolica è toccato il compito di organizzare l'evento per conto di Brescia Mobilità e Brescia Infrastrutture e Comune di Brescia. E quale migliore occasione che scegliere il deposito per fare una sfilata, dal momento che si celebra la metropolitana e quindi lavoriamo in casa per amplificare anche questo messaggio forte della metropolitana e ripensare anche un luogo che è abitualmente deputato al lavoro, può diventare anche un luogo mondano come quello di stasera. Quanti dei suoi studenti hanno partecipato all'organizzazione di questo evento? 20 studenti, quest'anno in modo particolare molto creativi. Abbiamo avuto la straordinaria fortuna di avere con noi Boys Loft Penelope Store, che ci ha seguito in questo progetto e quindi ci ha offerto la possibilità agli studenti di andare in negozio da loro e fare il casting, il fitting e lo shooting, e quindi capire proprio le fasi dell'allestimento di una sfilata di moda. Cosa volete trasmettere al pubblico con questa bellissima serata? Beh, noi vogliamo trasmettere divertimento senz'altro, ma anche momento di riflessività, potremmo dire anche questo, momenti di ripensare i luoghi che sono altro da sé e quindi dare uno stimolo creativo anche alle persone che sono da noi. Non dimentico che all'ingresso, su due vagoni, è allestita una mostra vintage di bauli d'epoca dal 1870 al 1950 di Arte Viaggi di Valeggio sul Mincio. Marisa, tu sei una studentessa del professor Polatti, hai partecipato all'organizzazione di questo strepitoso evento. Di che cosa ti sei occupata? Mi sono occupata del backstage, ho aiutato i modelli a vestirsi, a prepararsi e anche aiutarli comunque nei cambi, e inoltre tutti gli studenti hanno partecipato, diciamo, ai casting per vedere proprio come funziona in questo ambito la selezione dei modelli, che però sono, diciamo, stati scelti tra gente comune proprio per voler rappresentare lo stile di Boys Loft. Quanto ci avete impiegato a organizzare questo evento? Allora, questo evento io devo dire che ho iniziato quest'anno a partecipare al laboratorio del professor Polatti, e era già un evento che la cui organizzazione era partita lo scorso anno, quindi noi, avendo iniziato il laboratorio l'ultima settimana di febbraio, ci siamo già trovati, diciamo, nel pieno dell'organizzazione e abbiamo contribuito con quello che riuscivamo, ognuno appunto prendendo un ruolo, e in particolare negli ultimi incontri ci siamo appunto gestiti l'organizzazione di chi, insomma, doveva andare stare nel backstage, chi occuparsi della mostra, chi invece occuparsi di far entrare e uscire il pubblico, e insomma ognuno sicuramente ha preso parte attiva e un ruolo importante all'interno di questo evento. E ora andiamo insieme a conoscere quali saranno gli eventi proposti quest'anno da Crucifixus, il festival di primavera. Professoressa Carlabino, ricomincia Crucifixus 2013, quest'anno la tematica è rinascere, che cosa vuol dire? Vuol dire avere il coraggio di andare avanti, di ripartire dopo un momento di grande crisi, oppure all'interno di un momento di grande crisi, guardare avanti, lavorare molto sulla creatività giovanile, sulle energie nuove, investire sui giovani per cominciare a camminare in un modo diverso. Quanto durerà questo evento?
dal 1 al 20 di aprile, quindi 20 giorni sul Lago d'Iseo in Val Camonica, nella sponda Sebino, del Sebino, Bresciana e Bergamasca. Si apre il 1 di aprile con Alessio Boni, che è un grandissimo attore che tutti conosciamo, cinematografico, televisivo e teatrale, che però è bergamasco e che quindi verrà da noi regalandoci una interpretazione un po' particolare proprio di un laudario bergamasco del 300. Quindi partiamo da lì e chiudiamo 2 settimane dopo Pasqua. Gli spettacoli si rivolgono a tutti e sono a ingresso libero? Assolutamente sì, ci saranno forse alcuni coupon proprio per l'evento di Boni da prenotare, sono per la maggior parte nelle chiese o in luoghi particolari, il pubblico è indifferenziato, certamente sia coloro che vogliono cercare un messaggio di un certo tipo, ma anche agli appassionati proprio di teatro, perché ci sono interpreti importanti del teatro italiano come Laura Curino, Lucilla Giannoni, per cui come dire la possibilità di all'interno anche di luoghi un po' decentrati come quelli provinciali di godere di serate di teatro un po' particolari. Direttore Luigi Morgano, ricomincia Crucifixus, qual è il rapporto tra l'università e l'organizzazione degli eventi sul territorio? C'è una collaborazione ormai consolidata da tempo che riguarda questa consulenza scientifica che lo STARS ha assicurato a questa iniziativa che ormai è consolidata, è più anni che la cosa si realizza, è radicata a livello territoriale, ha un alto livello qualitativo come noto e quindi diciamo c'è un aspetto anche non solo di collaborazione legata alla competenza che questo percorso di studi che fa parte della Facoltà di Lettere e Filosofia propone, ma anche una condivisione di fondo rispetto alle problematiche. Quindi un appuntamento a questo punto a cui non si può, come cattolica, mancare. Michele Segreto, sei attore della compagnia teatrale Il Servo Muto, ma hai lavorato come regista per lo spettacolo Il Giobbe, che verrà messo in scena per Crucifixus 2013. Che spettacolo è? Lo spettacolo della compagnia Servo Muto, volevo nominare almeno Pavel, Diego, Irene e Luisa, che sono i 4 attori in scena, racconta di un uomo ebreo all'inizio del Novecento che si ritrova a dover affrontare una serie di sfide, una serie di prove anche luttuose, tali per cui alla fine arriva a dubitare della bontà di Dio, o quantomeno comincia a domandarsi perché tante sventure gli capitino addosso. Abbiamo trovato che fosse molto interessante analizzare questo passaggio, la presenza di Dio, l'assenza di Dio, capire quando, come parla a noi, se parla a noi. Quando sarà questo spettacolo? Lo spettacolo è il 6 aprile a Breno, alla chiesa di Sant'Antonio, alle 20:45. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole. Ci racconta la sua vita, bella e difficile, in questa splendida autobiografia. Giuse è stata la prima atleta donna in Italia a correre con un'amputazione alle gambe. In questo libro racconta la sua vita prima del 22 agosto 2005. Una vita con una brillante carriera, una splendida famiglia e un fidanzato storico. E la sua vita dopo il 22 agosto 2005, a seguito di un terribile incidente che le fece perdere entrambe le gambe. Giuse però è una donna coraggiosissima e molto forte, che grazie all'amore per se stessa e a una grande fede ha deciso di ricominciare, più forte e positiva di prima. E così dopo duri allenamenti e duri esercizi, nel 2010 indosserà per la prima volta le protesi da corsa, per ritornare ad alimentare la sua grande passione. Un libro molto forte, che insegna a tutti a non arrendersi mai e a fare della propria vita un capolavoro. Questo è Con la testa e con il cuore si va ovunque di Giuse Versace. L'autismo è la prima forma di handicap in Italia. In questo libro Gianluca Nicoletti racconta ai lettori la sua quotidianità insieme al figlio Tommaso, suo figlio autistico. I due sono diventati dei gemelli inseparabili, sì, perché Tommaso ha scelto suo padre come punto di riferimento. È diventato la sua ombra. Una vita molto difficile, ma anche piena di gioie e di soddisfazioni. E con molto orgoglio per questo figlio che non ha mai sensi di colpa e gode di libertà assoluta. Un libro che ci insegna a non arrenderci mai alla vita
e che bisogna guardare il lato positivo in tutte le cose. Questo è Una notte ho sognato che parlavi di Gianluca Nicoletti. Un altro libro splendido e commovente è il secondo di Antonio Socci, dedicato ancora una volta a Caterina, dopo il suo risveglio dal coma a seguito di un arresto cardiaco inspiegabile. Al suo fianco non solo la sua splendida famiglia, ma anche un sacco di amici e persone fedeli che, grazie a Dio, con tanta fede, riescono a affrontare la vita in maniera più forte e più coraggiosa. E anche Caterina sta facendo lo stesso, con una fede inspiegabile che la sta portando alla vita e a tornare a rivivere. Questo è Lettera a mia figlia di Antonio Socci. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20.45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su UCAT. A tutti voi e alle vostre famiglie, auguri di buona Pasqua.